Si sarebbe dovuto recuperare questo pomeriggio il match del Civitella di Agnone tra Olimpia e Pineto, partita valida per l'undicesima giornata, ma è saltato per il maltempo. Così si fa sempre più complessa la situazione recuperi nel girone F. Il Pineto è tornato in campo dopo quasi 50 giorni arrecanati domenica scorsa in una gara di campionato da calendario, ma restano ben 8 le partite da recuperare, tenendo presente che la prossima settimana ci sarà il turno infrasettimanale pasquale di giovedì 1 aprile e che un altro turno di metà settimana sarà quello di mercoledì 14 aprile. Ecco che gli spazi disponibili per giocare quelle 8 gare saranno questi mercoledì 7, 21 e 28 aprile, 5, 12, 19 e 26 maggio e 2 giugno, con la chiusura della stagione regolare fissata da calendario per il 6 giugno, data dell'ultima giornata. Quindi subito due considerazioni. Il Pineto sarà costretto a un tour de force forse mai visto a questi livelli. 20 partite in 71 giorni, con notevole logoramento di energie alla lunga. 2. Se per qualsiasi motivo dovesse saltare qualche altra partita per la squadra di Pomante, maltempo, focolaio Covid nella compagine avversaria, non ci sarebbero più finestre disponibili prima della fine del torneo. Questi sono dati di fatto che dovrebbero imporre una riflessione circa la necessità di programmare una sosta più o meno ampia del campionato, all'interno della quale smaltire dei recuperi, tenendo presente che i focolai non ancora si arrestano del tutto e altre partite sono destinate a saltare. Dopo il recupero di questo pomeriggio tra Recanatese e Tolentino saranno 17 le gare ancora da giocare, 8 delle quali appunto con il Pineto coinvolto, ma già per domenica prossima sono certi i rinvii di Giulianova a Porto Sant'Elpidio, Agnonese Vastese e Fiuggi Vasto Girardi, in bilico la disputa di Aprilia Notaresco, anche se ieri la rosa a disposizione di Massimo Epifani ha ripreso gli allenamenti collettivi e conta di poter scendere in campo in terra pontina. Insomma, domenica sera il numero dei recuperi salirà almeno a 20. La Vastese, colpita da una seconda forte ondata nel gruppo squadra, sarà ferma anche il 1 aprile e tornerà in campo dopo Pasqua. Incognite circa gli impegni successivi di Porto Sant'Elpidio e Fiuggi. E dunque la chiusura del campionato il 6 giugno allo stato sembra improbabile. Salgono le chance di uno slittamento, così come anche un posticipo delle date di playoff e playout. Probabile che il comitato interregionale voglia attendere ancora un po' per capire gli sviluppi della situazione epidemiologica del paese, ma prima o poi una decisione in tal senso andrà presa.